Buonasera a tutti, sono orgoglioso di essere qui con Daniel Ruocco e anch'io sono orgoglioso di essere qui con questo utensile Vladi Martello. Uno dei ragazzi più belli di Cavavoz. Io sono uno dei ragazzi più belli, più vecchi, esatto. Per presentare questa terza edizione dello spettacolo a conclusione del nostro percorso che abbiamo fatto del Cavalab. Non siamo soli, c'è anche il maestro Roberto Tuba. Ah, giusto, c'è anche il maestro Roberto Tuba. Un applauso Roberto Tuba. La comicità è nulla senza la musica e per questo c'è il valido maestro. Bene, prima di iniziare io vorrei ringraziare chi ci ha dato la possibilità di fare questo corso e a tale proposito chiamerei sul palco, non lo vedo perché sono accecato, sì, eccolo qui, responsabile del MUA. Visto? Avevo ragione. Sì, sì. Non è il caso, non è il caso. Allora, buonasera a tutti, anche da parte mia, io faccio proprio un saluto velocissimo. Bene, grazie Stefano Giuliani! Innanzitutto devo parlare a nome di Fondazione UPAD, ringrazio la direttrice che è qui presente, la dottoressa Elena Daddio, e a nome del Movimento Universitario Altoatesino, il MUA, ringrazio la Presidente che è qui presente, la professoressa Franca Calò. Poi vedo tra gli ospiti anche il dottor Calò con la sua signora. Applaudi un po' meglio. Per il dottor Calò devo applaudire meglio. Sì. No, e naturalmente è doveroso ringraziare le istituzioni, l'istituzione che ci ha permesso di essere qui questa sera dopo un percorso che è durato alcuni mesi, la provincia autonoma di Bolzano, l'ufficio educazione permanente. Quindi un applauso all'ufficio. Ringrazio anche un piccolissimo percorso storico, incipit di quello che abbiamo fatto in questi anni. Sì, va bene. Durerà mezz'oretta. Allora, vi volevo solo dire che il MUA ha iniziato qualche anno fa a proporre questo percorso tra gli studenti della Libera Università di Bolzano e abbiamo riscosso successo. È cambiato nelle varie forme, nel corso degli anni, penso tre o quattro anni fa, abbiamo abbiamo incontrato sul nostro percorso i Cavavoz, che ringrazio, Vladi Martello. Scusa Stefano, per ricordare che domani sera su questo stesso palco alle 8.30 ci sarà il nostro spettacolo di Cavavoz, se volete ci sono gli ultimi posti da prenotare ancora in Facebook. Chiusa parentesi. Affrettatevi. Esatto. Fatevi Facebook, infatti, fatevi Facebook. Ecco, quindi questo percorso lo abbiamo proposto appunto ai ragazzi dell'Università di Bolzano, ha riscosso successo, i ragazzi hanno continuato a sono venuti svariate volte. Saranno qui anche questa sera alcuni dei ragazzi dell'università, altri giovani, una decina in tutto, poi li presenterete voi, certo, però, certo. Non devo ricordarmi i nomi. Pensavo di lasciarli andare allo sbaraglio in realtà. Ok, bene. Ottimo, non anticipare niente. Ah. Benissimo, e come forse avrete notato, non abbiamo chiesto un prezzo di biglietto d'ingresso, forse qualcuno se n'è accorto, qualcun altro no. Però a parziale copertura. A parziale copertura delle spese di gestione dello spettacolo, passeremo poi, come si fa un po' in chiesa, con una cassettina ad offerta libera, nella quale veramente vediamo il vostro buon cuore. Ma
La cassettina sarà anche durante la pausa sul balcone, la troverete illuminata da svariati fari. Io non rubo altro tempo, vi auguro veramente un buon divertimento. Abbiamo deciso di strutturare la serata dividendoci la prima parte con le presentazioni io, la seconda parte Dani Rocco, per cui Dani Rocco torna pure dietro quei ragazzi. Buona serata a tutti, ciao! Iniziamo subito, i ragazzi sono dietro, sono trepidanti, abbiamo provato tanto, hanno riso, hanno avuto paura, hanno avuto delle idee fantastiche, hanno espresso tutte le loro interiorità nella maniera più bella possibile, e quindi io presenterei il primo comico, che fa un pezzo veramente bello. Signore e signori, buonasera, benvenuti, welcome, benvenidos, willkommen, così non escludiamo nessuno. Signore e signori, questo è il prologo. Questa sera voi non vedrete nulla che non abbiate già visto prima, non sentirete nulla che non abbiate già sentito prima. Sono tutti pezzi inediti. Esatto, vedrete solo cose già viste e sentirete solo cose già sentite. No, tante altre volte. Cose che pensate di conoscere benissimo, ma che in realtà non conoscete affatto. Esatto, vedrete cose che avete già visto e contemporaneamente che non avete mai visto prima. Sentirete cose che avete già sentito e contemporaneamente che non avete mai sentito prima. Vedrete cose che penserete di aver già visto, ma in realtà non avevate visto mai. Sentirete cose che penserete di aver già sentito, ma poi una volta sentite, avendoci riflettuto, vi renderete conto che non le avevate sentite mai, finché non le avrete sentite. Avete sentito? Perché qui, signori, questa sera non c'è spettacolo! Questa sera non c'è commedia, non si recita. Questa sera non c'è niente. Guardatevi, dovreste vedere le vostre facce. Guarda quello lì, quello sta dicendo: vedrai che adesso da un momento all'altro succede qualcosa. Tutti attenti, tutti pronti per il colpo di scena. Tu ti stai aspettando qualcosa, eh? Tu stai dicendo: vedrai che adesso da un momento all'altro entrano gli oggetti, le scene, l'arrivo del protagonista. Eccomi, sono Godot. No, Godot, non arriverà mai. Aspetterete invano. Questa sera non c'è niente. Secondo me vi state aspettando qualcosa. O niente. Che non succeda niente? Magari vi aspettavate delle parole diverse, o forse queste stesse identiche parole ma dette in modo diverso. In definitiva vi aspettavate qualcosa di differente, di teatrale. E lo sapete perché? Guardatevi. Guardatevi, guardatevi! Vi siete guardati? Siete tutti seduti su file ordinate, tutti belli equidistanti. Guardate tutti nella stessa direzione, perché basta che qualcuno salga qui sul palco e tac, lo sguardo viene catturato qua. Avete capito il perché? Sì che lo avete capito. Voi siete degli spettatori di un teatro. Avete prenotato un posto, avete lasciato un cappotto in guardaroba. Formate tutti un'unica unità. A breve ci vedrete parlare e ci sentirete parlare. Le nostre parole vi guideranno, saranno il ritmo del vostro respiro. Coraggio, coraggio, coraggio! E il nostro respiro sarà il fiato per le vostre parole. Lentamente, piano piano, lentamente. Saremo una cosa sola. Lo spettacolo c'è. E quindi chiamerei il maestro Tubaro, che era andato via perché pensava che non ci fosse. Sigla. Bab lab lab, ecco il cabalab. Questi fiori a trap, oh la
lab, 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 ecco questo è il Cavalab, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's Cavalab, lab, my baby, it's Cavalab, it's Cavalab, it's Cavalab, I dream of you. E a presentare Vladi Martello. Non ci state capendo più un cazzo, però. Abbiamo deciso di farlo così. Ci sono tanti comici, vi dicevo, ci sono tanti ragazzi. Il primo di questi è stato Federico Nardone a Giuttorio. Senza indugi passiamo al secondo monologhista, un pezzo molto bello, è un pezzo che mi sta particolarmente a cuore perché parla di animali e vi presento, fa già ridere, molto bene, quindi non esito a presentarvi Ruben Barbati! Mi fa piacere che vi faccia ridere tutto. Avete mai avuto un cane? Veramente, così il pezzo finisce prima, se sì, no, vabbè. In realtà un cane è come qualsiasi altro animale domestico, io ho due gatti ad esempio. C'è un mio amico che è un pesce rosso, un altro un pappagallo, un altro che è un po' più esotico, e ha degli animali un po' più esotici e ha un'iguana, un boa constrictor, un cobra dagli occhiali e un altro invece che è una tigre del Bengala, però quello più sfortunato è quello che ha una suocera. Avere una suocera è come avere contemporaneamente due gatti, un pesce rosso, un iguana, un cobra degli occhiali, il pappagallo, la tigre zingara e 60 metri quadri di appartamento. È impossibile. Impossibile. Io non ho un cane, però una volta ho avuto un pesce rosso. Quando ho avuto questo pesce rosso avevo 6 anni. Per un bambino di 6 anni è fantastico avere un pesce rosso. Soprattutto se come me è il tuo primo animale domestico, nonostante il pesce rosso sia un animale inutile, totalmente inutile. Io mi ricordo che gli davo sempre da mangiare, che gli cambiavo sempre l'acqua, i primi 3 giorni. Poi non è che mi fossi rotto il cazzo, semplicemente me ne ero dimenticato, me ne era completamente dimenticato di avere un pesce rosso. Per fortuna però c'erano i miei genitori, che essendo persone responsabili, lo accudirono. Non si dimenticarono mai, quasi mai, di accudirlo. 2 settimane dopo moriva. Comunque, ritornando al cane, io non ho un cane, ma ne ho conosciuto uno che si chiama Salvo, non Montalbano, Salvo è inteso. Viene chiamato così perché fu trovato in un cassetto della spazzatura, perciò Salvo, salvato dal cassetto della spazzatura. Quando lo trovavamo era brutto forte, era tutto spelacchiato, e quindi sono 3 possibili ragioni per cui era tutto spelacchiato. La prima, i padroni avevano rasato il pelo. La seconda, gli avevano strappato il pelo, dopo tutto l'hanno buttato in un cassone della spazzatura, posso pensare a qualsiasi cosa. La terza, Salvo era una cave di laboratorio e quindi ha perso i peli. Che figata di un cane che era una cave di laboratorio, sai quante storie c'è da raccontare? Però da subito capimmo che Salvo era un cane da tartufo e perciò lo portammo in montagna. Lì fece una buca, poi ne fece un'altra, poi ne fece migliaia. Poche parole, scavò un'intera montagna e la spostò. Adesso dovrebbe essere la Mendola, se non sbaglio, la montagna nuova. E io faccio sempre questo paragone, ma anche una squadra di escavatoristi, cercate su Wikipedia se esiste la parola escavatoristi, così dopo è interessante scoprire le parole, sarebbero riusciti a scavare quanto quel cane, che ha scavato veramente tantissimo, senza trovare un cazzo, non trovò veramente nulla, ha scavato in un cane e non trovò nulla, incredibile. Però dopo questo evento avvenne una cosa, Salvo incominciò a riprendere peli, solo dalla parte sinistra. E questo gesto divino ci fece capire una cosa molto importante. Salvo non era un cane da tartufo. Salvo era un cane da riporto. E sia dal punto di vista dall'aspetto, perché aveva soprattutto a metà, sia per le sue virtù.
Adesso vi spiego. Prima però dovete mettere una cosa. Ci sono cani e cani. I cani obbedienti, ovvero quelli che tu gli dici ziz, si zizzano. Quelli che tu gli dici laz, lazzano. E quelli che tu gli dici pupù, e loro smerdano. Poi ci sono i cani un po' meno obbedienti. Quelli che quando li portate al parco, non portateli mai al parco questi cani, perché la prima cosa che faranno non sarà andare a fare la pipì in giro, no? No. Loro mireranno, ma anche questo dei cecchini, i gelati di bambini, e li ruberanno. Ed è sicuro più conveniente far incavolare un passante dopo aver testato una cacca che un bambino dopo aver perso il gelato. Esperienza personale, è bruttissimo. Ti senti cattivo, non lo fai apposta. E infine la terza categoria è quella a cui appartiene Salvo. Sono i cani, come dire, intraprendenti, direi. Salvo appartiene appunto a questa borgia. Però prima di una cosa, Salvo da un po' di tempo vive insieme a due gatti. I primi tempi i tre si comportarono da cane e gatto, graffi e tutto quanto, però dopo un paio di graffi ben assestati qui sul muso, Salvo ha deciso di sotterrare la lascia guerra. E fece un'azione incredibile per sotterrare questa lascia da guerra. Decise un bel giorno di svegliarsi alle 5, che già di per sé è una cosa fantastica, non riuscire mai a fare, e andare a procurarsi un pesce da dare in dono poi al cane. Dare poi in dono ai gatti. E questo pesce era perfetto. Prima di tutto era stato pulito magistralmente per i gatti, era stato già pulito magistralmente. Seconda cosa, questo pesce era freschissimo, l'avremmo potuto mangiare noi in quel momento come 3 settimane dopo. E l'abbiamo fatto, l'abbiamo mangiato noi in quel momento. E so che fa un po' schifo qui, cioè Paolo, tutta la saliva sul pesce, quello avete mangiato. No, perché Salvo non crea un rapporto speciale. Lui non ti riporta la preda in bocca, lui ti riporta la porta con una comoda busta. Ha riportato il pesce dal porto, dal tragitto dal porto a casa in una comoda busta. Le pure ergonomiche, molto fighe. Infatti io credo che in tutta la città Salvo sia il miglior cane da riporto. Perché non esistono. Avete visto un cane da riporto in città? No. Perché no? Perché cane da riporto cacciano in montagna, hanno più facilità a cacciare. Un cane da riporto in città ti riporta la pantegana. Non so se ti piace la pantegana. Io credo anche che Salvo in qualche modo abbia... Io sono sicuro che Salvo in qualche modo abbia frequentato un'università, sono sicurissimo. Un'università tipo nella facoltà di scienze per riporto sulla costa dalmata, qualcosa del genere. E dopo la triennale si è anche specializzato. Si è specializzato non solo nel riportare selvaggina, ma anche nel riportare oggetti. Che senso oggetti? Non è il bastone che tu rilanci e te lo riportano, no? Sono oggetti un po' più particolari. Non so se voi avete presente le mascherine da notte. Non ho mai visto le mascherine da notte prima che Salvo ce ne portassi un paio. Quelle due mascherine da notte in particolare mi hanno fatto pensare e parecchio. E fra me e me avevo questo dubbio magnetico, mi chiedevo: ma che cazzo indossa le mascherine da notte? Prima cosa. Seconda, perché delle mascherine da notte palesemente trash? Come quelle? Qualcuno sa Luca? 21.07. No. Grazie. Come 21.07, veramente? Sì. Allora c'è Salvo fuori che mi aspetta, allora, perché devi portarmi a casa e... Bellissime queste storie di animali. Ora andiamo avanti, abbiamo due ospiti questa sera, due ospiti speciali, uno nel primo tempo e uno nel secondo, due ospiti che arrivano direttamente da Cava Boz. Il primo, credo non abbia bisogno di presentazioni, è il poeta Lapi Dario. Grazie.
un lapidario, un poeta maledetto. Maledetto perché? Perché mi maledicono dopo che leggono le mie liriche. Molto bene. Per piacere. Buonasera. Buonasera. Sono qui oggi, sono molto contento di essere stato invitato. E penso proprio che l'UPAD faccia delle cose molto interessanti. Anche organizzare questo corso di cabaret per i ragazzi è una cosa molto positiva, io sono contento. Bene, meno male. Bene, questa sera sono venuto a leggere un po' delle mie poesie perché ho saputo che i ragazzi non hanno scritto poesie per questa sera. Un po' mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto anche che l'UPAD non abbia fatto dei corsi un po' particolari, come, non so, dei corsi di tanatoprassi. Tanatoprassi? Sì. Cos'è la tanatoprassi? Non si è mai chiesto perché i morti sono vestiti bene, sembrano quasi più vivi di lei. Non può essere. Sì. Cioè, le persone che imparano a curare il cadavere per renderlo presentabile al funerale, mettono la cera in faccia. Ho capito, per cui facciamo un appello al Lupa se può organizzare un corso di tanatoprassi sul prossimo giro. È interessante. Cercano gente. Cercano? Sì. Bene. La gente muore. È di formazione professionale. Bene. Vorrei proporre delle poesie per rallegrare la serata. Certo, mamma mia! Che sono raccolte, tra l'altro, nel mio volume primo volume, sì. Che è disponibile, da titolo Coma tu mi vuoi, che è disponibile, per piacere, è disponibile alla Tesia Buch o a Maso della Pieve. A Maso della Pieve? Sì. E la presento dove c'è quel grande cancello. C'è un giardino bellissimo pieno di fiori. A Maso della Pieve? Sì, il cimitero. Ah, ok. Bene. Compratelo, costa poco. $19.99. Bene. Prima poesia. Dalla raccolta Gita al Parkinson. Giochi di sguardi. Mi innamorai dei tuoi occhi. Nessun altro doveva godere di quei bulbi rosati. Così, per gelosia, te li ho cavati. Diciamo che l'allegria regna sovrana. Per piacere. Prego. Proseguiamo per questa poesia dalla raccolta Torna Catalessi. Avrei bisogno dell'aiuto del pubblico. È un esperimento. Sì, sì, prego, faccia pure di loro tutto quello che vuole. Ogni fine verso voi dovrete dire regalino. Regalino. Ogni fine verso, non ho detto ancora niente. Bene, si parte senza prova. Una poesia dal titolo... Per piacere. Una poesia dal titolo Regalino. Non è il verso, è il titolo. Proprio sul tuo treno. Regalino. Proprio sul tuo vagone. Regalino. Proprio nel tuo scompartimento. Regalino. Proprio sotto il tuo proprio sotto il tuo sedile. Regalino. Pacco bomba. Regalino. Finito. Infatti direi che andiamo avanti. Perfetto, perfetto. È un'escalation verso la per piacere. Questa poesia si intitola Quiz ed è ispirata alla Brevitas ungarettiana. Quiz. Signora, lei bara. Bene, adesso vado alla ricerca delle poesie della raccolta Io ho la luce tua, tu hai la leucemia. Una poesia dal titolo Do, Re, Mi, Fu. Per ascoltare quella fuga di Bach non ti accorgesti di quella fuga di gas. Grazie. Grazie.
poesia. Dalla raccolta a fiato alle trombosi. Certamente, rende più legale. Una poesia dal titolo Cuccioli che carini. Eri un amante degli animali. Non riuscivo a contare i gatti che avevi. Saresti morta per loro. E fu così, sotto il gatto delle nevi. Il libro reperibile a Tesia Book o a Mas della Pieve. Dalla raccolta Dolciumi, una poesia dal titolo Dolciumi. I morti di diabete non è il caso di cremarli. Vedete come riesce in poche frasi a, no, rendere, sì, a rendere sì, un po' più quello. Esatto. Bene, ultima poesia per questa sera. Ci dispiace, no? Mi dispiace? Sì. Continuo, posso continuare? Vabbè, veda lei che faccia due, dai, due. Ok, due. Ah, due, allora, sa che... Eccola qui. Eccola qui. Una poesia dal titolo Infarto. Certo. Un tema attuale. Sì, sì. È sempre, cioè, attuale. È sempre attuale. Notte dei tempi. È un tema imprevedibile. Certo. Una calda mattina, scaldato dal verde prato d'un albero senza fogliolina, ed ecco... l'ultima poesia, come è stato deciso. Sì, mi piange un po' il cuore. Immagino. Dalla raccolta Mettiamoci una pietra sopra, una poesia dal titolo Disoccupazione. Eri disoccupato, ti lamentavi sempre, ma finalmente ti sei sistemato per davvero. Ora hai un posto fisso al cimitero. Primo ospite di questa sera. Adesso andiamo avanti, un altro monologo, un monologo che parla d'amore in una maniera molto delicata, diciamo, quella comicità un po'... Controllato, Martello, controllato. Abbastanza bene. Cosa c'è, un'ispezione? Ci sono 6 metri di terra cemento sopra le nostre teste, quindi dovremmo essere sicuri delle scie chimiche. Ah? E anche i rettiliani non possono manipolare le nostre menti con i raggi Epsilon. Non ho capito. A meno, ovviamente, meno che qualcuno non se ne sia infiltrato. Di rettiliano? Dove si è infiltrato? Qui dentro. Qui dentro ci sono dei rettiliani? Lei ha fatto a tutti il test di iride dall'ingresso, come l'avevo chiesto, signor Martagli? No, lei non me l'ha chiesto, forse l'ha chiesto al dottor Giuliani. Hai fatto il test di iride? Sapevo io che non dovevo fidarmi. Cos'è? Scusi, cos'è questa cosa che... Niente, questo è l'unico casco che protegge dalle onde Epsilon dei rettiliani. Ah, in caso ce ne fosse... Quello lì. Lui? È un rettiliano. Con quegli occhietti infini. Tu sei un rettiliano, vero? Mettilo, bastardo. Volete affisiarmi un'altra sonda anale, vero? Ma cos'è che fa lei? Ma com'è le sonde anali? Perché? Sì. Sì. Lo tenga l'occhio. Sì, certo, non gli volterò mai le spalle. Ha visto quante persone si sono rifugiate qui nel bunker, dottor Martello? Non si sono rifugiate. Sì, sì, sono contento, significa che il messaggio sta passando finalmente. Ho capito, certo. Però dobbiamo stare attenti perché sì, loro sono infini, sa? Loro, queste persone che sono venute a... No, cioè, a parte lui forse no. I giudeo massoni e rettili occidiani sono infili. Ah, ho capito. Dappertutto. Dobbiamo stare molto attenti. Attenti dobbiamo stare, ho capito. Ma lei chi è, scusi? Come al solito lei non sa niente, è totalmente impreparato. Sì, non mi aspettavo che entrasse, mi sembrava un ispettore del comune, non so.
Per lei farò un'eccezione, professor Martello. Mi presenterò. Sì, si presenti anche a queste persone che ma si sono ma loro mi conoscono, lo sanno. Io sono Rudy Ruder, gestisco un vivaio qui vicino, a volte Rudy Ruder. A tempo perso faccio anche il consigliere comunale. Ma ogni riferimento a cose fatte in persone è puramente casuale. Ma oggi sono qui per parlare di cose molto ho importanti. Capito. Scusi, no, stavo. Non sono un rettiliano io, non ho mai giocato su anali. Né... Voglio sperarlo. Voglio sperarlo. Speriamolo. Aspetta. Così quasi mi tengo un po' all'indietro. Cioè, non so, veda lei, dica lei, io. Sono alla sua mercé, non so cosa dire. Lei lo sa di cosa sono. Di cosa le parlerò questa sera? No, non lo so. Come al solito lei non sa niente. Non so niente, lo so. Io invece lo so! Mi hanno rapito! Ah, lei sa di cosa parlerò stasera? Beh, molto io so tutte queste cose, mi hanno rapito. Mi hanno fatto delle cose, guardi. Immagino. Non voglio parlare di sonde anali adesso, vero? Oggi non sto qui per parlare di cose più importanti. Per esempio. Sì. Lei lo conosce lo stronzio 163? L'altro 7 lo conosce lo stronzio 163? Ma ho idea di chi possa essere. Il perculato di rame? Ha mai sentito parlare del perculato di rame? Mai sentito parlare del perculato di rame, mai. Immaginavo. Il perculato di rame è dappertutto? No. Sì. Glielo dico io, no. Arriverà anche lì. So di un posto dove non c'è. È mai su GM. E dei vaccini. Sì. E delle scie chimiche. Anche in e delle cariche esplosive con cui hanno abbattuto le torri gemelle. Ah, sì, perché è tutto il complotto delle torri gemelle. Assolutamente, cioè. Sì. Ci stanno avvelenando lentamente, geometra Martello. Lentamente ci stanno avvelenando. Ci fanno il lavaggio del cervello, signori. Vogliono farci credere che siamo stati sulla Luna. E non siamo stati sulla Luna. Ma come facciamo ad essere stati sulla Luna? La Luna? Io non sono stato, ma c'è della gente che so che è andata. Assolutamente no, la Luna è la loro base segreta per l'invasione della Terra. Loro si stanno infiltrando dappertutto, sono già dappertutto. Vuole un esempio, lettore Martello? Mi faccia il tuo esempio. Lei la conosce la NASA. Nel 1958 è stata fondata la NASA. Sì. E lei per cosa pensa che stia NASA? Sarà National... National Aeronautics and Space Administration. Sì. Stronzate! No. NASA sta per noi vi affibbiamo sonde anali. Ormai non sono mai stato in America. Io avo, sì, il mio illustre avo, il grandissimo Nikola Tesla. Ho capito. Ah, lei è un discendente di Nikola Tesla, ho capito. Aveva già scoperto tutti questi complotti, più di un secolo fa. Ma pensa un po'. L'hanno fatto sparire, perché sapeva troppe cose. Ah, quindi lui è sparito, ma non prima di aver generato una stirpe da cui lei sta discendendo. per fortuna di questi signori. Certo, che si sono rifugiati qui. Sì. Per esempio... Lui aveva scoperto il grande complotto dell'acqua. Dell'acqua? C'è un complotto? Ah, lo so, che nei paesi sottosviluppati c'è carenza di acqua. Ma quale carenza d'acqua? No, l'ho sentita questa cosa qua. Ma quale carenza d'acqua, Cardinal Martello? Cardinal. Lei deve sapere che fin dalla prima rivoluzione industriale, sì, le grandi industrie dell'acqua, quelle che hanno la liquidità per intenderci, certo, hanno manipolato la realtà per farci credere che l'acqua fosse l'unico alimento per dissetarci. Ah, perché ce n'è altri. Ci hanno nascosto le potenzialità dannose di ogni singolo bicchiere che beviamo. Adesso viene fuori che è dannosa l'acqua. Guardi, ho fatto un piccolo esperimento a casa. Dai, vediamo. Guardi qua. Lo vede questo pezzo di ferro? Sì. Ecco. Lo vede cosa succede a un pezzo di ferro a lasciarlo in acqua per soli 28 giorni? Sì, arrugginisce. Guardi, signore, guardi. Se ne rende conto? E voi pensate che il vostro stomaco sia più forte del ferro? Sì, no, ho capito, ma adesso io non sono un chimico, fisico, biochimico, ma... L'acqua è pericolosa e nociva, lo dimostra il fatto che il nostro corpo la espelle più volte al giorno. Guardi. Sta bene. Ho portato un altro piccolo esperimento, ad esempio. Guardi. Tenga un attimo. Guarda, poche gocce d'acqua. È acqua questa. Acqua, normalissima acqua, guarda. È corrosiva. Se ne rende conto? Io infatti nel mio vivaio le piante le
Ah, che bella pianta sana, questa. Le piante le crescono assolutamente senza acqua, guarda come crescono belle croccanti. Bella, bella. Signora, lei che mi sembra intendersi. Ha mai visto una piantina così croccante? Tenga, gliela regalo. Sì. Ma deve sapere che era scoppiato lo scandalo Watergate. Sì, per via dell'acqua. Ma poi tutto è stato messo a tacere. Ah, perché? Tutto si è perso. Ma ormai... non so se lei ci è o ci fa. No, no, no. È solo che gliela vogliono dare a bere. In realtà il sistema ormai fa acqua da tutte le parti. Il mio avo, il Gustavo, aveva scoperto tutto questo. Aveva scoperto anche del complotto sull'energia, il petrolio, eccetera. Cioè, lei lo sa che potremmo avere tutti tranquillamente energia infinita, gratuita? Ah sì, e come? Ma, sì. Ma la lobby giudaico, massone, rettile, rossidiana, vaccinista del petrolio, certo. Lo buono è che lo sappiamo. No, quelli invece, del perculato, no? Sai, aveva scoperto tutto il mio amo Nicola. Sto ricostruendo adesso i suoi appunti, sono un po' incompleti, quindi ho qualche difficoltà, ma per ora le posso anticipare che il segreto per l'energia infinita ha qualcosa a che fare con un gatto e una fetta di pane imburrato. Poi perché il gatto e la fetta di pane imburrato non si sa da che parte gatto. Ci arriveremo col tempo. Però l'hanno fatto sparire. Chi? Il gatto? Tesla. Ah, Tesla l'hanno fatto sparire. Ah, come mai? Perché sapeva troppe cose. Lui stava viaggiando dall'Europa alle Americhe. Sì. Stava andando negli USA. Sì. E voi sapete per cosa sta USA, vero? Non ci avete mai riflettuto? Sarà una roba consumata. Rifletteteci. Cominciate a svegliarvi, perché qua vi stanno prendendo per il culo. Svegliarvi. E l'hanno fatto sparire. Lui era in viaggio su questa nave, il Titanic. Sì. E l'hanno fatto sparire. Il Titanic è affondato. Ma come fa a affondare una nave che è stata costruita per essere inaffondabile? La verità è che l'hanno nascosta nel triangolo dei Bermuda. Dei Bermuda. Non credo che si guardi lì, Martello, tanto non batte chiodo. L'hanno fatto sparire. Beh. Io temo che la stessa cosa succederà anche a me. Dice? Sì. Secondo me no. Io mi sento in pericolo, credo che... Ah, no! Basta, sono un gatto di sfilato, mi chiamo bastardo! La serata sta diventando molto difficile, però noi cerchiamo di andare avanti. Questo intanto lo tengo qui, non si sa mai che le scie chimiche mi possano colpire. E, bene, stavo annunciando un monologhista che spero veramente adesso entri lui. Matteo ci parlerà dell'amore. Buonasera a tutti. Oggi volevo parlarvi dell'amore. Come tutti sanno, tutti nella propria vita hanno un'occasione. Tutti per la loro vita arriva il momento giusto dell'amore. Niente di più falso. Sento gente dire: tutti nella loro vita trovano l'anima gemella. Cazzate! Smettetela di dirlo! Ma è una cosa crudele! Non fatelo! Ci sono quei poveretti che rimangono tutta la vita senza un partner. Sono persone che decretiamo come universalmente brutte. Nessuno le bacia, nemmeno sulla guancia. Sono quelle che quando si gioca al gioco della bottiglia vedi tutti scappare via. Nella loro vita nessuno tocca i loro genitali. Si limitano a lavarseli, poi cascano per terra, rotolano, muoiono, basta. Finita là. È una cosa crudele, smettetela. Ma non è questo il punto. Volevo farvi riflettere sull'importanza di una relazione. Nei primi appuntamenti si vede sempre tensione, un po' di ansia, una paura. Ma io in tutto questo vedo qualcosa di magico. Vedo qualcosa di magico perché mi ricorda che c'è ancora il coraggio in questo mondo. C'è un coraggio da entrambe le parti, non solo la parte maschile o la parte femminile. Ma concretamente parlando, cos'è il coraggio? Il coraggio maschile consiste nel farsi avanti con una ragazza, con una donna, dove non si sa minimamente se l'interesse è reciproco. Pensateci.
C'è un ragazzo che sta andando là dalla ragazza senza saper niente, con ogni parte del tuo corpo che trema e dice: cazzo, non lo fare, vai a casa, fatti una sega, scappa finché sei in tempo! Ma tu vai lo stesso attratto da un qualcosa di indefinito, non si capisce? Arrivi là tutto timido e fai: ehi, tu l'hai schifato, vai via! Dico, no, no, ti prego, non scappare, dammi la possibilità! E in qualche caso l'approccio funziona anche, ma... E se tutto va bene, si rischia anche che la ragazza accetti un'uscita a cena. E in quel caso, nel momento in cui la ragazza dice di sì all'uscita, lì nasce il coraggio femminile. Il coraggio femminile è qualcosa di totalmente folle. No, ma pensateci, pensateci. La causa principale di danni fisici permanenti alle donne siamo noi uomini, siamo la minaccia numero uno. Tipo la gazzella e il leone, non so se avete presente. Quindi, cosa gli fa a dire di sì? Ma loro accettano, immaginatevi la scenetta, no? Quella tipica, quella americana, dove arrivi, dove stanno le macchine, no? Ok, uscirò di con te, da sola, di notte. Ma sei scema! Entrerò nella tua macchina, con le mie fragi gambe. Dove andiamo? Verso la tua morte, statisticamente. Comunque, con questo monologo spero di non aver scoraggiato nessuno. E di non aver incoraggiato troppo quel ragazzo. No? Ciao, Open. E niente, grazie a tutti. Stiamo avviando verso il momento anelato da Stefano Zuliani, l'intervallo. Ma prima chiudiamo, come piace a me fare, visto che ormai l'età è quella, con l'intervallo che si faceva negli anni Ottanta, dove, accompagnato da questa musica, si vedevano scorrere le città italiane. Ed ora i nostri ragazzi le riprodurranno qui su questo palco per voi. Prego! Come lo chiamiamo? Ievo.
Sarajevo. Toc toc, chi è? La cicogna. Cosa porti? Due gemelli. Recanati. Mamma mia, che caldo che fa! Senti, senti, Chiarietta! Benevento! Me gusta mucho! Buenos Aires! Ah, come si sta bene? Belgrado! Io però adesso ho freddo! Gela! Seguo l'assattivo nella peperonata. E quando entrano in bagno, sfondiamo la porta e li scassiamo di botte. Vil piano. Ed ora, una città che è stata proposta da chi la farà adesso su questo palco, verso la quale tutti hanno riposto motivi di astio, e invece io ho detto no. La facciamo così come lo dico io. Prego! Essere o non essere? Questo è il dilemma. Cos'è più degno? Subire gli strali, i colpi di balestra di una sfortuna oltraggiosa? O prendere armi contro un mare d'affanni? E contrastandoli por fine a tutto. Quando parte il treno per Milano? Qual è la farmacia di turno? Chieti. Bene, questo era il nostro intervallo. Adesso ci sarà l'intervallo vero, 10-15 minuti, e poi si rinizia con il fantastico Daniel Ruocco. Buon intervallo. Il vostro compito di questo inizio secondo tempo sarà quello di dire Daniel Ruocco. Provate a dire Daniel Ruocco. Daniel Ruocco. Ok, adesso la complicazione che dovrete dire da Daniel Ruocco. Provate. Da Daniel Ruocco. Ok, e ora capirete perché. Che grazie, sei stata molto carina di farmi il cane per portarmi anche ragazzo, che meraviglia, piace alla madre e anche alla figlia, e la cugina col cane zoppo, a tutti piace, piace Daniel Ruocco, da Daniel Ruocco, da Daniel Ruocco, da Daniel Ruocco, Bene, buonasera a tutti, secondo tempo, amici del Kababoz, del Kabbalah e del Lupa, ovviamente. È un secondo tempo ricco di ragazzi in gamba. Come potete vedere, dalla materia grezza vengono sempre fuori cose interessanti. Noi abbiamo modellato questi ragazzi, facciamolo cagare prima. Adesso scherzo, no, sono bravissimi, ce l'hanno dentro. E
poco guarda ed ora, come potete vedere dalla scenografia che abbiamo preparato, siamo all'interno di una scuola. Mamma mia, che bravi! Da due sedie avete già capito? Quale classe ha due sedie solamente? E questa è una tipica scuola altoatesina. Un italiano terzo. C'è il crocifisso? Cioè, vabbè, evitiamo polemiche. È una scuola altoatesina e niente, è una classe abbastanza particolare, una classe di una scuola elementare. E loro sono Carmen, Elisa e Ian. Non vi rubo altro tempo, andiamo subito a vedere cosa sta per accadere in questa classe, anche perché sta per suonare la campanella, quindi io devo abbandonare l'aula. È ancora una qua in cantina. Ah, dai. No, ne abbiamo tre. Non voglio liberarsi. Buongiorno bambini. Oh, qua c'è una maestra. Siamo per fare l'appello. Sì, l'appello. Michael Wonderol. Sono qui maestra? Qui? Basta dire presente. Rosalia Russo. Non c'è. Come sempre. Va bene, iniziamo. Oggi facciamo geografia. Super! La mia materia preferita è... No, oggi parliamo dei Pirenei. Pirenei? Non ho mai sentito parlare... Sono mica in Trentino? Buongiorno, maestra! Buongiorno! Ti pare l'ora di arrivare, Rosalia? Scusi, maestra, ma la sveglia muta è stata. Maestra? Sì. Cosa vuol dire la sveglia muta è stata? E non ha suonato. A che ora l'hai puntata? Non l'ho puntata, è tardi mi svegliai. Potresti andare a letto presto la prossima volta. E sono andata a letto subito dopo mangiato. E a che ora hai mangiato? Abbiamo iniziato verso le 11:30. Anche noi la domenica pranziamo verso le 11:30. Ma perché tu, maestra, quando eri a Napoli, a che ora mangiavi? A Napoli. Noi mangiavamo a mezzanotte meno un quarto, appena tornati dal mare. Dal terrazzo vedevamo tutto il golfo, o mare luccicava e o vento tirava forte. Dal basso arrivavano le grida degli scugnizzi con la cazzina, il rumore dei motorini e le urla delle vecchiette scippate. Ad un certo punto... Maestra? Sì? Cos'era cazzimma? Non so perché era cazzimma. Michael è un modo d'essere. Ah, e Sovia Ipin, Dupiscia. È geografia, non è tedesco, minchione! Andiamo avanti. I Pirenei sono una catena montuosa situata tra la Francia e la Spagna. Ah, pur che se magna! Maestra, la mia mamma mi ha fatto gli arancini. Ne gradite uno? Elisa, la pausa è tra due ore. Ma la pausa colazione la possiamo fare anche ora. Anche tu, maestra, quando eri a Napoli. No, appena arrivavi, entravi a scuola, non la facevi subito la pausa colazione? Sì. Seconda ora. Tra le 9:00 e le 9:15 e facevamo colazione. Se era primavera, scendemmo rindo parco rosso, innanzi a scuola, e dalle strade arrivavano le grida degli scugnizzi che avevano marinato la scuola, il rumore dei clacson e le urla delle vecchiette scippate. Ad un certo punto... Maestra? Palle? Sì?
Ma come si fa a marinare la scuola? Bisogna metterla nell'olio e nell'aceto? Sì, sì, mi piace. Io non voglio mica mangiare la scuola, a me piacciono i crudel. Ma Michael, tu, se vieni al paese mio, muto da stare, se no... Maestra? Sì? Cosa vuol dire? Andiamo avanti. I Pirenei si estendono per circa 430 km dal Golfo di Biscaglia fino al Mar Mediterraneo. Ah, il Mar Mediterraneo, maestra! Io iniziavo a fare il bagno a febbraio e l'ultimo lo facevamo ai morti. Maestra? Sì. Perché in Sicilia fanno i bagni ai morti? Se tu vieni con me in Sicilia, te lo facciamo vedere. Noi andavamo tutti a Posillipo, con mia mamma, mio fratello Pasciolaro, mia sorella Carmè, mia sorella Titino, mio cugino Peppino, mio zio Rubio, nonna Concetta. Caricavamo sdraio, ombrellone e il motorino lo guidava papà. Stavamo in spiaggia tutto il giorno a mangiare frittate pasta, parmigiano, lasagne. E la soddisfazione più grossa era col bagno dopo di mi fa sulla sera. Dagli scogli provenivano le risate degli scugnizzi che si tuffavano, le grida di quelli che vendevano il cocco, le sigarette di contrabbando e le urla delle pizzerie. Sì? Ma possibile per una pizzeria? Ma tu sei scemo, maestro, ma ti pare che Posillipo è una pizzeria? Capri, Vesuvio, Posillipo, non sono delle pizzerie, sono dei posti bellissimi dove vive gente solare che ti saluta e ti sorride, anche se non ti conosce. E se va al bar, può trovare un caffè pagato da qualcuno che è già andato via, non come tu, a Bolzano, che se va al ristorante e arriva il conto, tutti tirano fuori il cellulare per calcolare quanto pagare. A Napoli, se arrivi 2 minuti dopo l'orario di chiusura, ti fanno entrare lo stesso. Non c'è nessun fiore dietro la vetrina che ti indica un cartello con la scritta Geschlossen. Io sono venuta fin qui solo perché non ci sono posti per insegnare giù. Sono venuta fin quassù. Io, che nemmeno volevo farlo alla maestra. Io volevo fare a fioraio, oh. Michele, Michaela, ma come minchia ti chiami? Ascutami buono, tu l'hai visto mai un mare, l'hai sentito mai un ciauro do pisce appena pescato, dei pescatori che se ne vanno di notte dalla vacca? Ma tu che ne sai? Ma che ne capisci? L'hai visto mai sti cosi? No, tu non capisci un cazzo. Cosa? Tu l'hai visto mai picciriti, iucari, indasciata, a cavallo, a divittirisi, a ridere? Ma tu che ne sai di sti cosi? Tu che di sti montagni non hai nasciuto mai? Tu che stai tutto il tempo assettato su sta seggia a fare mille domande già povera maestra? Ma tu hai nasciuto mai di qua? Se vieni con me in Sicilia ti faccio conoscere un mondo, il mondo intero ti faccio conoscere. Non capisti? Auciuca, Sterzingen, Puste, sta cazzo, sta minchia, sta... Sai che ti dico? Sei un minchione! Maestra! Forse lì mi ha detto una cosa che non ho capito!
Allora, Elisa, favolosa, che in realtà non è siciliana, ma... Certo, sono catanese. Jan, che non so se avete riconosciuto, prima aveva la parrucca diversa, era anche lui, quello di prima, Jan, mitico. Tra l'altro, vorrei condividere con voi il fatto che oggi ho fatto il mio primo esame prostatico, quindi ero particolarmente... L'hai fatto davvero oggi? Sì, ero particolarmente nel pezzo, quindi... Comincio a pensare che ti piace un po'. E Carmen, mitica insegnante Carmen, che tra l'altro ha un piccolo segreto, perché lei si chiama in realtà Carmelina. Però io e Vladia mi hanno detto, ma cavolo, un insegnante di nome Carmelina, forse no, sei troppo dolce. Allora abbiamo speso 3 ore del nostro corso per pensare al diminutivo, e alla fine Carmen ci è sembrata bella azzeccata. Questo secondo tempo un carattere particolare, un carattere ricco di sedie, perché anche ora per il prossimo pezzo serviranno 2 sedie, e sto per andare a presentare 2 ragazzi, 2 amici, che ci parleranno di un tema molto attuale, ovvero dei social network, che ormai fanno parte della nostra vita e hanno dei consigli utili che probabilmente potranno essere utili anche a qualcuno di voi. Loro sono Francesco e Alessandro. Siete anche voi? Mi presento, sono Francesco Toldo, faccio il giornalista nel tempo libero. Ho 18 anni e mi sento un vecchio. Ora vi spiegherò perché. In pratica, il giorno del mio 18° compleanno, mentre spegnevo le candeline, mi sono espresso un desiderio. Che più di un desiderio è una promessa. Ovvero mi sono promesso di non diventare mai un 50enne su Facebook. Neanche quando avrò 50 anni, piuttosto passo direttamente ai 60, ma mi evito una delle piaghe più grandi della mia generazione. Ora vi spiegherò perché. Mi sento un vecchio anche perché con il mio 18° mi sono reso conto che sto arrivando all'età adulta. E per questo non posso non ringraziare le mie sorelle maggiori, che nonostante il mio 1,86 m continuano imperterrite a chiamarmi nano, ma non posso neanche vendicarmi di loro, non posso metterne una in soggezione, perché qui presente in seconda fila, ecco. Ciao Ilaria. Stiamo un po' picchiando. Ma oggi vi parlerò di questo fenomeno che si sta aggirando sui social network, perché io sono il primo a dirlo. I social network sono una grande invenzione, diffusissima. Voi avete social network? Tu hai social network? 10. Sì. Beh, molto bravo. Perché appunto ci sono persone che usano i social network in diversi modi. C'è chi li usa per tenersi in contatto con amici e parenti lontani, chi li usa per seguire gli aggiornamenti delle star preferite, chi li usa per condividere immagini di gattini. Condividi. Sì. Esatto, perché ci sono anche quelle persone, spesso sono i nostri 50enni di Facebook, eccole qui, uno un esemplare, e purtroppo non sono in via di estinzione, però magari un giorno arriveremo. Niente, si sta diffondendo sui social questa febbre da fake news. Ma cosa sono le fake news, direte voi? Le fake news non sono altro che notizie false fatte apposta per abbindolare i lettori. In Italia si chiamano anche bufale, ma io sinceramente preferisco chiamarle fake news, altrimenti va a finire come quella volta che ho comprato la mozzarella su Amazon. E è stato il più grande sbaglio della mia vita, dopo aver scelto l'Inter come squadra del cuore. va male. Quella volta mi sono reso conto che quando sei su internet devi leggere bene quello che ti ha davanti, devi capire ogni parola di quello che è sullo schermo. Perché ho capito che quella mozzarella proveniva da zone inquinate di rifiuti radioattivi soltanto quando, portata in casa dal corriere, mi ha salutato. Ma niente, io ci faccio i soldi su queste cose. Io sono un fake giornalista che scrive fake articoli con fake titoli. E il fake lettore legge i miei fake articoli. Questo fake lettore ha la tosse oggi.
non so perché lo faccia, però fa lo stesso. E niente, e lui si trova davanti a due opzioni quando vede il link della mia fake notizia. Può aprire il link pagandomi, perché ci marcio, ci faccio i soldi. Oppure può fare la cosa più saggia in questi casi, ovvero ignorare la propria intelligenza e condividere la notizia con tutti. Condividi. Ma ora vi faremo qualche esempio, sì, perché io ho qualche progetto in corso, sto scrivendo qualche articolo. Quindi ora mi metto, scrivo qualcosa. Bolzano. Tutte le strade con obbligo di andare a sinistra. Indagato il vigile Ezzi. Pascoli. La festa finisce con la polizia. I ragazzi, era un normalissimo 10 agosto. Ricoveri coatti in aumento. Conseguenti flussi migratori dei romani a Bolzano. Bolzano, notizie locali anche vanno benissimo. Baby Gang si prende gioco di ragazzini con la forza. Indagato il lato scuro. Sequestrati 10 kg di marijuana ad un contadino veneto. Aveva il pollice verde. Tragedia alla lavanderia a gettoni. Oddio, omino bianco si impicca. Infezione alla bocca di Rosa causa la morte. Gli amici. Metteva l'amore e lo faceva per passione. Cazzo, questo la metto sul gruppo di Dani. Fantascienza. È possibile viaggiare nel futuro? Ce lo spiegherà ieri il nostro inviato da Costantinopoli. Passiamo allo sport. Conte rinnova con il Chelsea. Il presidente Abramovic gli promuove il titolo di Lord. Cazzo. Ma restiamo sullo sport. Martin perde la cappa. Ma tira fuori l'asso nella manica. Passato il campionato regionale di briscola. Lupetto perde il pelo e anche il vizio. No, ha annullato il campo scout a Trieste. Siamo alla gastronomia. Gastronomia, cosa ci potremmo scrivere? Fusione tra Fender e Barilla. Questa è una bomba. Nascono gli spaghetti alla chitarra. Intollerante al lattosio muore a crepapelle. Abolito il latte di riso. Passiamo all'attualità. Addio al roaming internazionale. Lega Nord si ritiene soddisfatta e si ritira dal Parlamento. Caro benzina. Lettore scrive alla Crusca per ridefinire il genere della parola benzina. Televisione, torna Sara Banda. Uomo gatto regala una bomba cioccolato alla donna cannone. Insonnia nelle case di riposo. Anziani arrestati con l'accusa di ossimoro. Siamo allo sport. Nuoto. Michael Phelps arrestato per doping. Vinceva sempre e comunque per il rotto della cuffia. Passiamo a notizie più vicine a noi. Astro nascente del cabaret si dà al porno. Intervista esclusiva e integrale a Ruoco Siffredi. Questa la cancello per te. Va a un raduno di comunisti ma si dimentica la falce. Radiato Vladi Martello. Un'ultima ora. Casa Pound torna sui suoi passi. Meglio Ius soli che Ius male accompagnati. Esclusiva. Esclusiva. Il giornalista Francesco Toldo viene rapito da un giudaico massone rettilio reciliano. Questo si chiama puzzola. Alcune erano inedite, noi neanche non le conoscevamo, quindi anche dietro la Vladi che se la rideva alla grande. E si è incazzato soprattutto quando tu hai detto
che hai compiuto 18 anni e ti sentivi vecchio. Penso a lui, cazzo. Vladi è più vecchio, Vladi, dietro. 40. Quanti anni hai, Vladi? 40? Troppi. 40, sì, è uno dei più vecchi. Però dai, gli danno la possibilità a Lupa di lavorare ancora, quindi sì. Fa piacere, Vladi. Un applauso a Francesco Alessandro. Metto via le sedie, perché sta per entrare qui sul palco, sta per salire qui sul palco insieme a me una personalità illustre che a fatica sono riuscito ad invitare, e quindi sono felicissimo di esserci riuscito, perché sta per entrare qui uno dei pasticceri più famosi e storici d'Italia, anche uno dei più talentuosi. E grazie a Lupa, che comunque fa in questo periodo dei corsi di cucina, di pasticceria, così, io mi sono informato e sono riuscito a chiamare questo personaggio. Questo personaggio che questa sera, davvero in esclusiva, qui dormirà dopo a casa mia perché non sapeva dove andare, il colping era pieno. E chiamo qui sul palco immediatamente il fantastico Iginio Massari. Buonasera a tutti. Anche quest'anno sono tornato. Ringrazio Carlo, Gio e Bruno. Non siamo abbastanza. Per avermi invitato. Questa sera faremo il babà al rum. No, no, scusi, qui c'è scritto che ci fa vedere come si fanno i bignè alla crema. Ho sbagliato? La rifacciamo? Ma, no. Qual è la telecamera? Ma non siamo in TV, siamo davanti a un pubblico, direi. Buonasera a tutti. Anche quest'anno sono tornato. Ringrazio Carlo, Gio e Bruno per avermi invitato. Oggi faremo i babà al rum. Facciamo il babà al rum. Per fare i babà al rum serve rum, invecchiato 15 anni. Sì, non se lo beva tutto, sennò poi non rimane per la ricetta. Solo metà. Okay. 400 grammi di burra, sale quanto basta, 200 grammi di zucchero, farina bianca 00 molata freddo su pietra del Gran Sasso. La potete trovare in tutti i negozi e supermercati. E 8 uova. Scusi, qui ce ne 4 uova. Ce ne 4. 4. Vi insegno un piccolo trucco. Se l'impasto prevede 8 uova e voi ne avete solo 4, bevete del rum che abbiamo 15 anni e le uova da 4 diventano 8. Se lo beve tutto, questi babà al rum non lo facciamo. Solo metà. Procediamo a formare l'impasto. Sì. Prendiamo un recipiente, inseriamo il burro, sì. Inseriamo il zucchero, inseriamo la farina 00 mulata su pietra del Gran Sasso. Solo per la burra. Ho messo per la burra. Ho messo burra, no? Sì. Dov'è la farina? Ecco. Farina 00 molata su pietra del Gran Sasso. In un angolo mettiamo il sale, in un angolo mettiamo il lievito di birra. È una scodella, non ha angolo. Mettiamo metà burra e metà rum. Non l'ha messa nella scodella, come sta bevendo lei, deve mettere nell'angolo della scodella. Solo metà. Prendete la planetaria, fate girare piano e incorporate le uova. Vi insegno un piccolo trucco. Quando ho incorporato la uova, mettetele una alla volta e aspettate che venga assorbito, in modo che l'impasto non si coagula, in modo che l'impasto non si curale, in modo che non si formino grumi. Quando avete incorporato tutte le uova,
Lasciate andare la planetaria a velocità media per 7 minuti. C'è un medico in sala? Dani! Dani! E voilà! L'impasto è pronto. Prendete l'impasto, prendete gli stampi dei vignè, inserite l'impasto dentro ai stampi, aprite il forno e infornate a 90 gradi per 30 minuti. No, i vignè sono pronti. Adesso prepariamo l'inzuppatura per i vignè. Per preparare l'inzuppatura per i vignè serve acqua, la mettete a bollire, aggiungete scorze di limone, aggiungete bacelli di vaniglia ed è rum invecchiato 15 anni. Solo metà. È finito il rum. Che fatto se ne essere dovuto tutta la puntata qua? Mi insegni un picco. Prendete appunti, prendete appunti. Se la ricetta prevede del rum invecchiato 15 anni e rum invecchiato 15 anni è finito, andate subito a comprare del rum invecchiato 15 anni. Verda, 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 verda. Sono contento di averlo avuto questa sera perché ho capito di chi si tratta. E faccio anche da assistente palco perché siamo da soli. Quindi prendo questo tavolo. Eccolo qua. Perché il prossimo pezzo è un pezzo molto particolare. Che strano è presentare, fare cose. Vabbè. Ok. Così. Il prossimo pezzo è un pezzo particolare. È una ragazza. Un'idea brillante e niente, noi l'abbiamo assecondata perché noi siamo al servizio dei ragazzi, quindi abbiamo voluto dar vita a questa idea insieme a lei. E lei si chiama Marta, è una ragazza di poche parole. Se vi comporterete bene, lei non vi farà alcun male. È una tipa un po' strana, ok? Per questo pezzo servirà ovviamente il maestro Tubaro. Ah, una sedia va lì? No, tu servi per suonare. Tu servi per suonare. Non mettere qua la sedia. Devi mettere. No, tu servi per il pezzo per suonare. Ma non sapevo. Scusate, a volte ci sono degli imprevisti anche in diretta. Allora, Bob, tu è semplice in realtà. Segui le mie indicazioni. Cioè, te capisci subito, insomma, sei sveglio. Ok? Suona però. Suona. Sì, tu suona. Ok. Ok. Perfetto. Bene, scusateci. E Marta Moientale. Thank you.
io adesso. Thank you.
Siamo stati insieme a questi ragazzi per ogni lunedì di maggio, no, per ogni mercoledì di maggio, poi ogni lunedì di luglio, di giugno. Quindi insomma un bel po' di tempo, no? Sono anche simpatici in fondo. E questo è l'ultimo pezzo del nostro laboratorio, del nostro saggio, possiamo chiamarlo saggio? Sì, del nostro piccolo saggio. E loro sono quattro amici, Alessandro, Francesco, Matteo e David. Si conoscono da tantissimo, hanno fatto il Torricelli tutti quanti, mi sembra, forse uno adesso fa le serali, non so come capirete chi di loro farete fare serali. Il loro pezzo si intitola La legittima è difesa sempre, l'hanno scritto interamente loro, e niente, chiudono la nostra serata Alessandro, Francesco, Matteo e David. Buonasera, siamo Francesco e David e questa sera vi vorremmo parlare di un disegno di legge. Grazie. Vi vorremmo parlare di una faccenda che ci sta a cuore. Pace all'anima di Vito Toni. Ma appunto, vogliamo parlare di questo disegno di legge. Scusami, Francesco, stai andando oltre, abbiamo detto una frase a testa, quindi tocca a andare. Vabbè. Perché sapete, in Italia c'è il governo che fa un disegno, ma proprio un disegno, con varie tecniche, acquarelli, tempere, pennarelli. Sì, ma talvolta succede che il disegno è talmente bello che viene esposto alla Galleria Nazionale. Talmente realistico da diventare legge. Per esempio, qualche settimana fa hanno disegnato un sindaco che si è schiantato contro una vetrina. Ed è diventata realtà. Ma tornando al disegno di legge, vorremmo parlarvi di quello diventato legge, appunto, sulla legittima difesa. Ma andiamo con ordine. Che cos'è questa legittima difesa? Una fonte molto attendibile, molto attendibile.
anche se purtroppo usata poco dai giovani, Wikipedia cita: la legittima difesa è una causa di giustificazione. Quindi, per definizione, voi genitori, sì, proprio voi lì nelle prime file, sappiate che quando andate a fare il weekendino al Garda, coi figli, al camperino, a fare i fighetti, no? Potete mettere legittima difesa come giustificazione, tanto lo dice Wikipedia. Al massimo, se proprio volete risparmiare l'inchiostro, perché c'è crisi, potete scrivere Wikipedia. Ma... torniamo alla legge. Parliamo di luoghi. La legittima difesa sarà tale soltanto in casa, in ufficio oppure in negozio. Quindi mi raccomando, tutti lontani dal Tavera, che sennò mi diventate illegittimi e diventa un casino. In più, sarà tale soltanto di notte. Quindi mi raccomando, sincronizzate tutti bene l'orologio sul fuso orario giusto e sparate. Sparate, ma... sperate che la luna sia bella alta e visibile nel cielo. Ma la cosa che più di tutte ci ha fornito spunti comici, ammesso che il pezzo sia comico, è il concetto stesso di legittima difesa. Perché in sostanza l'offesa e la difesa devono avere lo stesso peso. Sì, e voi direte, se in un processo abbiamo l'avvocato dell'accusa, Gennaro Bonocco, 166 centimetri d'altezza, per altrettanti di spessore, per un totale di 200 kg a stomaco vuoto, senza vestiti. No, mi serve lo scudo. Con i vestiti. Eppure con l'umore basso. Molto basso. E dall'altra, Alberto Colombo Brambilla Fumagalli, della difesa. 180 cm d'altezza per 20 di spessore, compresa la classica piega che fa la maglietta quando la si infila nei pantaloni, ma è uno spettacolo raccapricciante che noi non vogliamo vedere. Spiegatemi adesso. Come i cazzo fanno? Scusa! Potete fare silenzio? Noi staremmo facendo il nostro pezzo. Mi spiegate come cazzo fanno offesa e difesa ad avere lo stesso peso? Maledetta dieta mediterranea. Fossimo cresciuti tutti a pane McDonald's, saremmo Trump. Vabbè. Ma parlando di proporzionalità, uno potrebbe intenderla anche così. Immaginiamo di avere due ragazze questa volta. Due. Una mora. E una bionda. Ragazza più scritte, per favore. Grazie. Mannaggia. Tesoro, basta la spallina che si carica. Il duello, per essere proporzionale, dovrebbe essere circa così. Troia! Puttana! Zoccola! Battona! Donna dei facili costumi! Meretrice! Prostituta! Ragazzaccia! Ah, oh no. Ragazzaccia non è abbastanza proporzionale! Ti sparo! Pem! Ai! Avete visto questa legge? Sembra proprio essere una puttanata. Ma qual è, in fondo, la scena che più di tutte immaginiamo quando pensiamo alla legittima difesa? Sì. Beh, ma è ovvio, c'è sempre un ladro, che di solito è anche un po' impacciato. No, è più impacciato. E la classica signora, la vecchietta napoletana! Buonasera! Ci troviamo in un parco, che so, al parco delle semirurali. Signora, le piace? In un parco è proprio bello, una bomba! Ho visto che arzilla. Sono le 21:30 e la testarda vecchietta... Tu stai anche la mamma! La testarda vecchietta si aggira per il parco. Il resto è commedia. Wow, che bella diretta che c'è stasera! Proprio una bellissima serata dove sfoggiare tutti questi gioielli belli proprio! Ah, Marinato, questa è una rapina! Come, mi scusi? Non sento! Marinato, signora! Questa è una rapina! Cani in alto! Alzando! Salvo! Dove sei? Salvo! Questa è una rapina! Ah, ma ho capito! Tu sei un animatore! Com'è che funzionava la canzone? Porti in alto la mano, segui il tuo capitano! Come segui? Sono le 9:37! Ho una pistola in mano! Come fai a non aver paura? Ah! E io mi pensavo che tenevi il fucile qua sotto!
fatto danni. Ma è smontata? Lo stesso. Ma è un giocattolo. Oh, ha visto un giocattolo. E vieni qua, ne giochiamo un po'. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Pistole vere o finte? Difesa o offesa che sia? Potete farlo. Ma la notte? Me lo diceva Claude. Stai attento, ti strozza. Ma la notte no. Lo diceva anche Abdu. Te lo metto in per culo. Ma la notte no. Me lo dice Filippo. Forza mi sta nel conflitto. No. Ma la notte no. Anche Renzo conferma. La vetrina era ferma. Ma la notte no. Ma la notte, ma la notte. Signor, non cacciamo bene, signor, se no, che cammino, non cacciamo. Ma la notte, ma la notte, no. Ogni giorno per legge non me posso più leggere. Ma la notte, no. Alla bradora di pranzo e poi solo di astronzo. Ma la notte, no. Se lo leggo di te mi processa da me. Ma la notte no. E se per caso reagisco in prigione finisco. Ma la notte no. Ma la notte, ma la notte, ma la notte no. Ma la notte, ma la notte, ma la notte no. Lo diceva Neruda. Ma l'ha segato in Bermuda. Ma la notte no, rispondeva Picasso. Oggi foto con scasso. Ma la notte no, replicava Monet. Ricomincio alle tre. Ma la notte no, concludeva Manet. Non legarmi al bidet. Ma la notte no. Ma il tramonto, ma il tramonto, ma il tramonto. Ma il tramonto, ma il tramonto, ma il tramonto. Qui sul palco il presentatore della prima parte di questo spettacolo, Vladi Martello, un grande applauso. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa serata. Il nostro ciclo del nostro corso, che è stato veramente entusiasmante e molto arricchito. Sì, ma mostralo un po', cioè, parli così. Sì, ma io mi arricchisco dentro. Ah, ok. Va bene. Questa serata è stata fantastica anche per la presenza del grandissimo maestro Roberto Tuva. Divertire Federico Nardone Aggiuntorio. Ruben Barbatti. Jan Holward. Paganini!
bottini, non abbiamo insegnati, infatti. Bravi ragazzi, vi faccio anche posso? Vai. Un applauso a Daniel Rocco e Vladi Martelli. Siamo contenti di avervi fatto divertire e alla prossima occasione. Sì, perché speriamo che domani. Che domani, no. Domani inizi un nuovo corso. No, speriamo che tu magari di rivedervi ancora. Vi siete divertiti voi? Sì. Grazie, un applauso ancora a questi ragazzi che ci hanno messo in gioco. Ah, lo spettacolo è stato registrato interamente, vero? Sì, lo spettacolo è stato registrato, ripreso. Ecco cos'era. E sarà disponibile da domani. Aspetta, sarà disponibile, lo potete rivedere su YouTube. Bene, grazie a tutti, buona serata.